Parliamo di asili e nidi, questa chiusura dell'asilo Cedro, insomma, aveva fatto molto discutere, ma la soluzione finale a questo punto quale sarà? Beh, insomma, intanto una sospensione. La soluzione finale è quella che avevamo in parte già detto, e cioè che con questa operazione, che non va a toccare le possibilità per le famiglie di avere posti a riferimento, perché i posti rimangono i medesimi, si sospende una struttura, non i posti. Infatti i posti vengono riacquistati in altre realtà cittadine già aperte, e finalmente possiamo dire che il sistema retino è integrato al 100%. Significa che qualsiasi famiglia che avrà diritto a poter scegliere, attraverso anche la capacità di poter usufruire di un aiuto da parte del comune, può scegliere qualsiasi scuola che viene accreditata. Quindi finalmente questo è un sistema davvero convenzionato. Tradotto in soldoni, i posti rimangono i medesimi. Credo che noi siamo obbligati, e anzi onorati, nel mantenere i servizi allo stesso livello. Non siamo obbligati a mantenere invece i gestori allo stesso numero, quindi i posti rimangono quelli. Poiché c'erano posti vuoti da altre parti, razionalizzare il servizio ci permetterà, mantenendo le stesse disponibilità, di comprare un po' di arredi in queste scuole, perché aprire le scuole e non comprare i banchi non è normale.